40 anni della cooperativa Terra Viva a Busca sono anche l'occasione per fare il punto sull'agricoltura, sull'allevamento della carne bovina piemontese con l'assessore regionale Giorgio Ferrero. Sì, è un momento importante per questa realtà che è stata la prima nel settore della cooperazione degli allevamenti per la razza piemontese e anche per fare il punto e rendersi conto che l'allevamento della razza bovina piemontese, che ricordiamo la più importante numericamente razza autoctona italiana, è comunque una punta di diamante nel panorama dell'allevamento. C'è crisi un po' in tutto, anche nell'agricoltura, e invece l'allevamento come va? Ma l'allevamento tiene, naturalmente tutti soffrono la crisi in questo momento per i consumi, bisogna avere il coraggio di guardare un po' oltre. Ci sono realtà come questa che guardano a nuovi strumenti per la vendita, anche online, aprono punti vendita che sono direttamente collegati con la produzione, guardano mercati in modo un po' più ampio, favorendo la produzione di altissima qualità e specializzata, in questo caso anche di una razza particolare, pregiatissima come la piemontese. Nata nel 1974, in un momento di crisi dell'allevamento della razza bovina piemontese, la cooperativa buschese Terra Viva festeggi 40 anni, siamo arrivati, il tempo passa, c'è un altro periodo di crisi, però voi cercate di superarlo, anche perché intanto i soci sono aumentati. Sì, sicuramente, dai 9 soci iniziali ormai siamo quasi 100 unità, quindi l'azienda è veramente cresciuta negli anni in cui si lavorava, si è cresciuti parecchio. È vero che nell'ultimo quinquennio, ahimè, la crisi sta facendo soffrire tutti, stiamo cercando strade nuove. Infatti strade nuove, Marco Rosso, il direttore della cooperativa, ne avete inventate un po' di tutti i colori, compreso oltre andare anche all'estero e poi dopo la vendita online. Ma certo, sicuramente la nostra azienda ha cercato strade nuove e si è evoluta. Si è evoluta anche nella comunicazione, nella vendita del prodotto carne, che dal dettaglio ha percorso nuove strade, quindi viene anche proposta online. E quando si vende online comunque bisogna cavalcare i mezzi di comunicazione moderni. Quindi la nostra azienda è presente sul web e anche attraverso i social. E oggi in particolare, per celebrare anche i 40 anni, presenta una pubblicazione che si chiama Tu di che taglio sei, che è un libro che celebra la carne bovina di razza piemontese con un viaggio attraverso i tagli proposti a livello culinario dalla blogger cunese Federica Giuliani e con la matita sempre ironica di Danilo Paparelli, a cui abbiamo dato il compito di creare il nostro macellaio di fiducia, che propone il prodotto al consumatore finale attraverso le peculiarità della cucina.